una giornata importante, una struttura formativa di primo livello, una soddisfazione da un lato ma anche un'emozione dall'altro. Sì, oggi vogliamo celebrare questa collaborazione con tutte le aziende che regalano del tempo, della loro competenza ai ragazzi all'interno della nostra scuola. 50 classi su due sedi, 50 classi hanno ricevuto oggi una testimonianza di un imprenditore importante del loro settore. I nomi probabilmente li avete anche visti, personaggi di spicco e personaggi umanamente e professionalmente preparatissimi. Adesso cosa accade? Che vogliamo appunto celebrare questa unione, questa collaborazione, perché da una parte si dice che le aziende fanno fatica a trovare il personale e dall'altra che i ragazzi non sono adeguati. Ecco, noi vogliamo dire che noi troviamo aziende contente di investire perché ne hanno un ritorno, perché riconoscono che qui trovano la risorsa che cercavano e ci aiutano anche a formare i ragazzi perché diventino la risorsa di cui hanno bisogno. L'emulazione è importante nella vita perché naturalmente con questo concetto possiamo andare a chiudere, è una sorta anche di esempio. Aristotele diceva: le parole muovono, gli esempi trascinano. Parlare con imprenditori, parlare con chi è già passato da un sogno e l'ha realizzato è una sorta di stimolo in più. Senza maestri non si cresce, questo lo diciamo sempre anche durante la scuola e durante le attività normali. L'importante è che questi ragazzi imparino a seguire e a eseguire. Poi faranno strada. Presidente, una struttura importante, all'avanguardia, tanti ragazzi, tanti sogni, tanta voglia di formarsi. È quello che facciamo da 25 anni. Lo facciamo sempre di più con l'unico obiettivo di accompagnare i ragazzi a occupare il proprio posto professionale e nella vita. E lo facciamo con le tante imprese, aziende, imprenditori che collaborano con noi. E oggi in qualche modo è la giornata dedicata alla festa di una parte di questi imprenditori, perché sono più di 2000, quindi una piccola parte. La fortuna conta nella vita, ma molto conta anche l'essere pronti a coglierla, quindi essere formati. È fondamentale associare ai propri sogni e desideri un'azione, un'attività che in qualche modo aiuti a concretizzarli. La formazione sicuramente gioca un po' questo ruolo, dà tutti gli elementi poi necessari per costruire i propri sogni, senza i quali diventa tutto un po' più difficile. Poi magari inserendosi in attività formative trovi anche qualcuno che fa un pezzo di strada insieme a te, diventa quindi anche più piacevole e più facile. Adesso faremo vedere una serie di immagini che sono state riprese durante questa giornata, avremo modo di curiosare qua e là in modo veloce nelle tante aule, nei tanti corsi, nei tanti incontri. Chiudiamo con un consiglio per tutte le persone che non sono ancora qui e che vorrebbero avvicinarsi a questo vostro modo formativo importante. Me ne consenterà due, uno per i ragazzi e uno per le imprese. Prima di scegliere, informatevi, guardate, fate una scelta consapevole, non abbiate paura di sbagliare o di mettere in dubbio le vostre scelte e quindi cercate posti come Galdus, come un altro centro di formazione dove andare a verificare le vostre scelte. Consiglio per le imprese, esistono posti dove i ragazzi che hanno voglia di lavorare sono tanti, quindi non è vero che non esistono ragazzi per i lavori di cui avete bisogno, dovete semplicemente cercarli o venire in Galdus per crearli.
io oggi non so cosa fare perché mi hanno rubato il mestiere loro, e questo è il coronamento di una strada che porta comunque a tante soddisfazioni. Noemi questa mattina ha fatto da sola 400 finger, per cui, ed è una panificatrice. Questo vuol dire che hanno un metodo che gli permette di lavorare su qualsiasi linea e di essere già dei professionisti anche se hanno 14 anni. Quanto è importante il talento, quanto la formazione, da 0 a 100, cosa potremmo dire? Allora, nella fase iniziale diciamo che il talento conta meno della formazione. Una volta acquisito il metodo, spiccano il volo quelli che hanno talento.